È stato detto sia nella relazione che in altri interventi, credo che, dato che siamo di fronte a un passaggio decisivo della nostra trattativa, sia necessario, per capire come comportarci nei prossimi giorni, fare un bilancio da dove siamo partiti all'inizio di questa vertenza e a che punto siamo oggi. Dove siamo oggi e come ci siamo arrivati. Ora, io ricordo che quando abbiamo presentato la nostra piattaforma, approvata e votata dai lavoratori, in questa piattaforma c'erano, diciamo così, tre punti che si potevano definire ambiziosi. Il primo sul salario, con l'obiettivo non solo di recuperare l'inflazione, ma anche di aumentare il potere d'acquisto dei salari. Sull'orario, la questione di incastrare i padroni sulla questione della gestione degli orari e dell'organizzazione del lavoro tramite accordo con l'RSU. Terzo, la lotta e il contrasto al dottato. Io all'epoca votai contro questa piattaforma, non tanto per quello che c'era scritto, o meglio, anche per alcune cose che c'erano scritte, ma soprattutto per quello che non c'era scritto. Perché vedevo che il fatto che non fosse chiarito e specificato quale contratto noi stavamo rinnovando, se quello del 2008 firmato anche dalla Fiom o quello del 2012 firmato separatamente da FIMEWIN, ci potesse portare al rischio di chiudere questa trattativa con il fatto che noi andavamo a firmare e ad accettare il rinnovo del contratto del 2012, di fatto alzando bandiera bianca su 15 anni di lotte. Ora io devo dire che se da un lato purtroppo i miei timori erano piuttosto fondati, dato che oggi nell'organizzazione si dà per assodato che noi stiamo parlando del rinnovo del contratto nazionale separato del 2012, devo dire che mi ero sbagliato su un punto, e cioè io credevo che quella sarebbe stata la conclusione di questa vertenza. E invece no, l'accettazione del fatto che si sta discutendo di rinnovare il contratto nazionale del 2012 separato è la base, è la premessa, cioè così, la condizione necessaria ma non sufficiente da cui si parte per proseguire la trattativa, per una trattativa che sta andando e andrà ancora più a ribasso. Noi oggi stiamo discutendo e stiamo trattando esclusivamente sulla piattaforma che ci ha presentato Federmeccanica, provando a mediarla, provando a renderla meno peggio, ma è quella la piattaforma su cui noi stiamo lavorando. La nostra piattaforma è andata completamente in cavalleria. Jobs Act, chi ne parla più? Sugli orari, se va bene sugli orari riusciremo a fare una cosa meno peggiore di quella del 2012, ma certamente peggiore del 2008, che era il nostro contratto. Questo se va bene. Se va bene, ma con quello che hanno messo sul piatto i padroni è evidente che non andrà neanche così bene. E terzo, sulla questione del salario. La nostra proposta, noi avevamo proposto, vi ricordo, un aumento del 3% sul 2016, quindi sostanzialmente una proposta anche ambiziosa, che sostanzialmente poteva arrivare anche ai 50 euro nell'arco di un anno e poi ogni anno andare a discutere. La nostra proposta è andata in cavalleria, non si discute neanche più. All'ultimo comitato centrale noi abbiamo avanzato una proposta di mediazione sulla proposta di Federmeccanica, nella quale noi abbiamo già nell'ordine accettato e incassato: uno, il riconoscimento dell'IPCA come strumento attraverso cui si calcola l'inflazione, e io vorrei invitare tutti ad andare a vedere quali sono i dati reali, per esempio della CGA di Mestre, su qual è la vera inflazione, il vero aumento dei costi della vita dei lavoratori, per capire che questo è un indice che non sta da nessuna parte, che noi avevamo già criticato e non accettato. Due, abbiamo accettato che ci si basi sull'IPCA reale, cioè sul fatto che gli aumenti vengano dati 6 mesi dopo l'anno di riferimento, e di conseguenza per questo abbiamo accettato di fatto che per il 2016 non si prenda una lira. Quindi di fatto, venendo incontro a Federmeccanica, almeno in parte, la quale diceva quei 73 euro in più che ho dato per il contratto del 2012, in un qualche modo bisogna che
arriviamo a conguaglio. Abbiamo accettato il fatto che d'ora in avanti i PDR non possono più, devono essere esclusivamente su base variabile, dando anche un colpo al cuore a una fetta importante della nostra contrattazione, anche dal punto di vista aziendale. Ultimo, non solo abbiamo accettato l'introduzione del welfare aziendale, che per quello, per come la vedo io, è già di per sé una cosa inaccettabile, perché è una truffa ai danni dell'erario e ai danni dei lavoratori che ci vanno a perdere, oltre che a un effetto di fidelizzazione pericolosissimo dei lavoratori col padrone. Ma non solo questo, abbiamo di fatto già anche accettato nei fatti che un pezzo del salario si scambi con il welfare, e non mi riferisco solo in paragone alla proposta che noi abbiamo fatto originariamente, quella dell'aumento del 3%, ma anche sulla proposta che stiamo facendo noi di mediazione. Perché se è chiaro che io accetto l'IPCA, io accetto che, come dire, quei tipi di aumenti mi portino alla durata del contratto a 42 mesi, perché di questo stiamo parlando, è chiaro che un pezzo di aumento me lo vuoi coprire con il welfare, mi accetti che lo copra il welfare, altrimenti non sarebbe così. E non parlo di tutto il resto. Le deroghe che sono del 2012, cavalleria, manco se ne parla. La malattia, la cosa malattia, non se ne parla neanche più, e quindi anche quello siamo andati completamente in cavalleria. Ora, noi stiamo chiedendo oggi all'Assemblea sostanzialmente un mandato per andare a fare una mediazione partendo da queste basi. Con Federmeccanica, che non ha mollato nulla su nulla, perché loro, come dire, non hanno mollato nulla su nulla, e soprattutto sul salario ti stanno dicendo: io voglio il décalage, cioè il fatto che vai a 175,50, e voglio gli assorbimenti. Se qualcuno pensa che si può chiudere questa trattativa con Federmeccanica, che accetta di rinunciare sia all'uno che all'altro di queste due cose, ce lo possiamo scordare. E sia che sia l'uno sia che sia l'altro, che si accetti l'uno, che si accetti l'altro, si va esattamente nella direzione che vuole Federmeccanica, cioè quella di dare un colpo al cuore al contratto nazionale, perché passa il principio che il contratto nazionale non è più per tutti, gli aumenti non sono più per tutti, vedi quegli assorbimenti, e che diventa uno strumento irrisorio, e quindi è un colpo al cuore al contratto nazionale. Allora, io credo, e concludo, io sono convinto, compagni, che se noi pensiamo che oggi ci siano le basi per fare un affondo nel proseguo di questa trattativa, noi da quel tavolo non riusciamo più ad alzarci. E se non riusciamo più ad alzarci a quel tavolo, come purtroppo è già accaduto anche per Fincantieri, arriviamo alla fine che andiamo a firmare un disastro, che andiamo a firmare la resa della nostra organizzazione Federmeccanica. Non lo dico né in tono polemico e non lo dico né in tono provocatorio, ma lo dico perché sono profondamente preoccupato delle conseguenze che questo può avere. Certo, io capisco poi i compagni quando mi dicono: ma se rompiamo il tavolo oggi, abbiamo le forze per costruire una battaglia, una controffensiva? Non lo so. Dopodiché, per saperlo, uno, bisogna provarci, e due, so anche che non abbiamo altra scelta, a meno che non decidiamo di firmare quello che ci impone Federmeccanica. Allora io dico questo, ripeto, capisco che rompere oggi significa correre il rischio che per tutto un periodo noi non rinnoviamo più il contratto nazionale di lavoro, lo capisco, sono ben conscio di questo, è un pericolo preciso, ma se io non firmo una resa, io posso tenere ancora aperto il fronte della lotta per la riconquista del contratto nazionale, come stiamo facendo in Fiat. Se io però invece, e questo chiedo anche ai compagni, se io vado a firmare un contratto che diventa una resa nostra, io sto firmando il fatto che noi riconquistiamo, rinnoviamo il contratto nazionale? No, io credo proprio che noi stiamo firmando la fine e la morte del contratto nazionale così come lo conosciamo, e come FIOM non ce lo possiamo permettere. Grazie, scusate.